E se vi dicessi che Paolo Maldini ha compiuto un altro miracolo facendo passare al Chelsea Romelu Lukaku, indebolendo quindi una delle principali avversarie del Milan per l'anno prossimo? Sì, forse è un'affermazione folle, ma a volte il confine tra fantasia e realtà diventa davvero difficile da scorgere. Se volete sapere perché secondo me Maldini è responsabile indiretto della più importante trattativa del calciomercato europeo dell'estate, mettetevi comodi. Il capitano ha fatto scacco matto, ma le mosse per arrivarci sono state numerose, 8 precisamente. La prima è arrivata in seguito a una situazione che gli si era presentata davanti, ossia il rendimento negativo di Alessio Romagnoli. Verso dicembre-gennaio, infatti, l'attuale capitano del Milan aveva iniziato a giocare male, o comunque peggio rispetto ai suoi standard. Per evitare di perdere una qualificazione in Champions che sembrava all'epoca scontata, Maldini ha iniziato a cercare difensori in giro per l'Europa. Ha trovato il suo obiettivo principale a Londra, al Chelsea, e costui era Fikayo Tomori. Il giovane difensore inglese era finito ai margini del progetto dei Blues. Dunque la squadra all'epoca allenata da Lampard, anche se solo per poco, visto che sarebbe stato esonerato di lì a 4 giorni, fu ben lieta di mandare un giocatore di prospettiva a giocare in un club che lottava per lo scudetto italiano. Ecco qui la fase 2, la presa di Tomori. La seconda parte di stagione, Tomori gioca benissimo al Milan. Tutti però avevano già iniziato ad amarlo fin dal suo primo esordio, avvenuto in Coppa Italia contro l'Inter di Lukaku, che aveva segnato 4 gol nei primi 4 derby contro il Milan. Tenetelo a mente, perché ci ritorneremo. Finita la stagione, il Milan si qualifica per la Champions League dopo 7 anni, e Tomori è uno dei fautori principali della conquista, anche se è arrivato solo a metà campionato. Il Milan inizia quindi una lunga trattativa col Chelsea, che però non vuole fare sconti. Chiede 28 milioni, e 28 milioni per un difensore sembrano tanti, ma Paolo Maldini guarda più avanti e accetta, dando quella somma alla squadra fresca vincitrice della Champions League. Questa era la fase 3. Nella quarta, il Milan e il Chelsea continuano a parlare per diverse settimane, anche se Tomori è ormai a Milano dal 17 giugno. La squadra allenata ora da Tuchel, infatti, ha molti giocatori di cui non se ne fa più nulla, e Maldini è interessato ad alcuni di loro. In particolare sono tre gli osservati speciali: Giroud, Ziyech e Bakayoko. Si apre quindi la quinta fase, e il Milan conclude il suo secondo acquisto col Chelsea, portandosi a casa Olivier Giroud, che diventa il nuovo numero 9 del Milan. Per settimane, Milan e Chelsea trattano, ma sembra che in ballo ci sia un milione o poco più. Tutti si chiedono: ma è possibile che davvero il problema sia tutto lì? Infatti no, non è così. In ballo probabilmente c'è molto di più. A un certo punto il Milan accetta e dà al Chelsea un milione e un altro di bonus. Il totale dei milioni dati dal Milan ai Blues è dunque 29 più 1, 30. Tenetelo a mente, perché ci ritorneremo. Andato via Giroud, al Chelsea si libera un posto per un attaccante, visto che è rimasto il solo Werner. E chi sarà l'attaccante? Inizialmente si pensa ad Haaland, ma poi, dopo aver visto come vengono considerati i giocatori di Raiola, proprio a causa dell'addio di Donnarumma dal Milan, al Chelsea si chiedono se sia saggio andare a prendere un giocatore che presto sarà la nuova gallina dalle uova d'oro di Mino e che rischierà di diventare un problema nel momento stesso in cui dovesse firmare. Il Dortmund rifiuta la prima offerta e il Chelsea si tira subito indietro. E qui ecco la fase 7. Nei dialoghi col Milan, la dirigenza dei Blues ha sentito qualcosa in merito all'Inter. La squadra che è andata a offrire 5 milioni a Calhanoglu, ex Milan, a detta del suo vicepresidente Zanetti, ha grandi problemi finanziari. E il Chelsea sa che può provare a fare un altro favore al Milan. Dopo avergli dato Giroud e Tomori, prova a prendere il sostituto del francese proprio dall'Inter, andando a prelevare quel giocatore che aveva sempre fatto male ai rossoneri nei derby. Quel giocatore è quel Romelu Lukaku di prima. La prima offerta dei Blues è 100 milioni e l'Inter la respinge. Ma il Chelsea, grazie ai rapporti col Milan, si ricorda di avere un asso nella manica. Quei 30 milioni di Giroud e Tomori che Maldini gli aveva girato in quelle settimane di dialoghi continui. E quindi ecco la seconda offerta: 130 milioni cash. Prendere o lasciare. In un momento simile nessuno può lasciare. Dunque l'Inter accetterà, cedendo al Chelsea il suo numero 9, nonché vero trascinatore degli ultimi 2 anni. Al giocatore andranno quasi 15 milioni di euro e la Serie A perderà quello che è stato forse il giocatore più decisivo che si sia visto negli ultimi tempi. In un colpo solo, Maldini ha indebolito l'Inter, aiutandola però dal punto di vista del bilancio. Ricordiamo che Milan e Inter, in teoria, prima o poi dovrebbero fare lo stadio insieme. Ha trovato al Chelsea il sostituto di Giroud, ha preso Giroud e ha ulteriormente risaldato i buoni rapporti col Chelsea. E perché no? L'ha anche fatta pagare un minimo sempre a quell'Inter che non si è fatta scrupoli a prendere il Calhanoglu sotto il naso. Ora il Milan non dovrà più giocare contro l'attaccante che più l'ha spaventato negli ultimi tempi. L'Inter, l'unica squadra che gli è arrivata davanti l'anno scorso, dovrà in un mese provare a sostituire un giocatore insostituibile. E nel mentre, i rapporti col Chelsea chissà che non possono proseguire. In questo AS Milano-Londra, infatti, l'ex trequartista del Milan ha cambiato sponda nel Naviglio. E ora Maldini ha bisogno di un nuovo giocatore per quel ruolo. E chissà che l'arrivo di Lukaku non metta ancora più urgenza al Chelsea di liberare degli slot là davanti. Magari proprio quel Ziyech che sembrerebbe interessare tanto a Maldini. E se dovesse anche finire così, beh, ci sarebbe poco da dire. Il piano di Maldini sarebbe stato perfetto. Avrebbe indebolito l'Inter, preso 3 giocatori dal Chelsea e lasciato andare Calhanoglu in una squadra che ora non avrà neanche più Lukaku. Probabilmente il 99% di quello che ho detto in questo video è un mero frutto della mia fantasia e ammetto di aver viaggiato parecchio, ma mettendo insieme i vari puntini credo che il disegno che otteniamo non sia neanche poi così tanto distante dalla realtà. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo, ciao.